Rafael, per un tempo non si è notata la differenza di categoria, la più ha imposto un ottimo gioco nelle prime due frazioni, dopo è uscito ovviamente il valore di Trieste e anche la differenza di preparazione. Sì, noi siamo partiti molto bene, aggressivi, abbiamo impattato la partita come volevamo, come avevamo detto in spogliatoio. Dopo è chiaro che essendo in preparazione abbiamo fatto tanti errori anche di stanchezza e di gambe, proprio di gambe stanche, piene, quindi errori che adesso ci possono anche stare, poi piano piano dovremo pulirli. È stato un bel test, il secondo tempo abbiamo ceduto un po' alla loro fisicità, ai loro rimbalzi in attacco, ai loro contropiedi. La partita che ci interessa di più adesso è quella di domani, perché è un livello nostro, dove possiamo confrontarci con una squadra che affronteremo, quindi domani è molto importante. Domani contro Torino, che quest'oggi ha perso contro Venezia, stesso discorso un po' valido anche per i piemontesi. Che cosa ti aspetti adesso dalla prossima gara? Ma intanto dobbiamo pensare a riposarci bene, a ricaricare un po' l'energia perché giocare due partite ravvicinate con il caldo in preparazione, con le gambe piene non è mai facile. Domani sicuro, oggi ho visto un po' della loro partita, sono molto fisici anche loro, sanno giocare bene, giocano una bella pallacanestro, sono allenati molto bene. E sarà un bel test per vedere a che punto siamo arrivati e non dobbiamo impanicarci se le cose non vanno benissimo adesso, è normale, siamo in preparazione, è normale fare certi errori, è normale non trovarsi a volte, è normale sbagliare dei tiri che solitamente si segnano perché appunto il fisico è pesante in questo momento, ma è importante fare le letture giuste e eseguire bene i giochi.